come recita la Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto. Come in alto, così in basso, come è sotto, così è sopra, si evince che il principio ermetico ci mostra l'armonia, l'accordo e la corrispondenza che esistono tra i diversi piani di manifestazione, vita, ed essere. È una verità incontestabile che tutta l'esistenza nell'universo trae la sua origine dalla stessa sorgente ed è soggetto agli stessi comuni principi. Inoltre, tutto ciò che esiste presenta le stesse caratteristiche in tutte le sue unità che si manifestano, ciascuna sul proprio piano. Per maggior semplicità e comprensione, la filosofia ermetica suole dividere l'universo in tre categorie di fenomeni, chiamati i tre grandi piani, che sono il grande piano fisico, il grande piano mentale e il grande piano spirituale. Naturalmente, queste divisioni sono arbitrarie, in quanto rappresentano semplicemente dei diversi valori sulla scala della vita, il cui gradino più basso è la materia indifferenziata, e il più alto è lo spirito. Tra i due piani, esistono diverse sfumature del piano mentale. Per rispondere al dubbio del profano, diciamo che con la parola piano, non si intende un luogo, e nemmeno una dimensione spaziale, ma molto di più di uno stato, o di una condizione. Il concetto di piano, possiamo definirlo come uno stato, o una condizione, che esprime una dimensione misurabile in una scala graduata. Questa dimensione, è denominata vibrazione, o quarta dimensione. Dunque, ogni cosa vibra, dalla più bassa, alla più alta manifestazione, in diversi gradi di frequenza, ma anche in diverse direzioni, e modi. I gradi di frequenza delle vibrazioni, corrispondono, quindi, ai vari gradi della quarta dimensione, e rappresentano quel che gli occultisti chiamano piani. Tanto più alto è il grado nella scala delle frequenze delle vibrazioni, quanto più alto è il piano e la forma di vita che lo occupa. Da ciò si evince che il piano, pur non essendo né un luogo, né una condizione, possiede qualità comuni a entrambi. Ogni cosa, essendo creata dal tutto, ha la sua ragione di esistere, solo nella sua mente infinita,